Creazione e percezione 1. Punto F attraverso Francesca R, 7 gennaio 2024, a cura di VB e Laura Nova. Michelle, bene. Anche se fosse l'unica risposta dell'incontro, penso che interessi comunque tutti, visto che non è assolutamente chiaro a nessuno che cosa vuol dire creazione. Quando intendo non è assolutamente chiaro, intendo consapevolmente, a livello coscienziale. Che cosa significa? Le nozioni, qualcuno le ha più chiare, altri meno chiare. Qualcuno ha avuto più accesso cognitivo di studio a certe indicazioni, nozioni e aspetti, altri un po' meno. Ma in realtà nessuno di voi sa esattamente che cosa significa intanto la parte creazione, quella che tu vuoi esaminare di più. Insito nel concetto di creazione c'è il concetto di desiderio, ma non il desiderio di un semplice oggetto. Il desiderio è la pulsione che lega ogni singolo aspetto, trasformazione e presenza dell'assoluto. È il filo che unisce il tutto. È il movimento dell'onda vibrazionale che rappresenta il tutto. Il desiderio porta in ogni piano esistenziale alla non separazione. L'assoluto è tutto, in ogni aspetto, in ogni forma, in ogni presenza, in ogni piano di esistenza. L'assoluto è in ogni coscienza. L'assoluto è in ogni entità incarnata. La vibrazione chiamata assoluto lega ogni sua manifestazione, ogni sua presenza in ogni dove, in ogni come, in ogni possibilità, da un moto vibrazionale originario. Ciò che è una vibrazione. Ciò che è assoluto.